Ok. Che cavolo di botto che ha fatto? Benvenuti a tutti in questo nuovissimo video, ragazzi. Io sono Miur e già mi stavo impapinando nell'intro. Ragazzi, oggi vi porto in Svezia con il nuovo mezzo. Io adoro questo mezzo, infatti è l'IKV91. Ragazzi, vi consiglio vivamente di sbloccare questo mezzo, è fortissimo. Poi in concomitanza con altri mezzi fate una strage durante le partite. Parliamo di un carro che ha sicuramente dei pro e contro. Il primo, come avrete visto, 16,3 tonnellate. Significa che questo mezzo, ragazzi, non ha una grandissima corazzatura, anzi praticamente quasi inesistente. Può solo fare affidamento effettivamente sul suo cannone da 90 mm, che fa veramente male. Infatti ha l'unica munizione che avrete è appunto una Hit FS, quindi 400 mm di perforazione, che è veramente buono, fidatevi, soprattutto a 7,3, perché molti vanno a perforare dai 200 ai 300 mm. Voi avete addirittura una mano in più con i 400. Sicuramente non potrete one shottare al 100%. Se sparate sul fianco di un carro, sicuramente lo fate saltare in aria al primo colpo, massimo 2, però fidatevi, è veramente devastante questo cannone. Un altro pro di questo mezzo, ragazzi, possiamo contare, appunto, essendo un carro molto leggero, ha una velocità massima di 64 km/h e quindi è veramente ottimo. Le prime due marce, sembra una puntata di Top Gear, però fidatevi, le prime due marce sono essenziali in questo mezzo, in quanto vi permette di accelerare molto velocemente, nascondervi nel caso in cui, o fuggire da un imminente pericolo, riposizionarvi e attaccare. Perché dico questo? Perché, ragazzi, questo mezzo va utilizzato in maniera difensiva o a girare i nemici e quindi di conseguenza prenderli alla sprovvista. Non va utilizzato in maniera come se fosse un IS-3, ecco, quindi non si può andare sicuramente a, scusate il termine, a cazzo duro, ma bisogna andare effettivamente con un po' più di tatto, ecco, mettiamola così. Sicuramente dovrete crearvi una strategia ben fatta, ecco. Tutto sommato vi consiglio di sviluppare l'equipaggio. Io lo sto facendo piano piano. Fate il servente perché contate che di base il tempo di ricarica è 7,6 secondi. Sono già arrivato a 7,5. Pian piano credo che sicuramente si potrà arrivare fino a 7,0 secondi, che è veramente ottimo. Quel mezzo secondo, fidatevi, fa la differenza, soprattutto in situazioni drastiche. Ora, tutto sommato, ragazzi, abbiamo visto già questo carro, è veramente forte. Avete visto già questo elicottero, l'ho portato in un video precedente. Parliamo di un elicottero che al suo BR è fortissimo, ma veramente fortissimo. Ha dei missili che fanno paura, infatti hanno 500 mm di perforazione. Sicuramente il problema principale è la velocità del missile, 85 metri al secondo. Ragazzi, se andiamo al prossimo elicottero, ha una velocità all'incirca che va sui 295 metri al secondo, quindi parliamo già di una differenza abissale a livello di velocità di missile. Però vi posso assicurare che avrete il tempo, nel caso in cui il carro che state puntando salti in aria, di riposizionarlo, quindi di utilizzare un nuovo target e quindi senza sprecare un nuovo missile. È veramente ottimo, mobilità ottima, è un elicottero molto leggero, molto pratico, simpatico nella sua estetica. L'ho già portato, ragazzi, non ve lo presento più di tanto, quindi è un ottimo elicottero per il suo BR. Sicuramente, come dire, l'unica pecca che ripeto a questo elicottero è la mancanza di un armamento difensivo. Sì, ha l'armamento offensivo, quindi quei missili, ma difensivo, quindi delle mitragliatrici, ma pure delle piccole minigun o delle semplici mitragliatrici da 7,62 o da 8 mm, mi sarei veramente accontentato. Però hanno voluto farlo così e quindi va bene così. Ragazzi, io vi ringrazio, supportate il mio canale con iscrizione e ora partiamo col gameplay, non perdiamo tempo. Via. Questo carro è carino, cioè un carro non deve essere carino, ecco, sicuramente deve essere potente, sicuro, nel senso che se ti sparano un proiettile hai un minimo di sopravvivenza. Però questo carro è solo carino. ha tanti problemi, ragazzi. Cioè, sì, ha un telemetro, ha tutto quello che volete, però è abbastanza agile, ma soffre come un cane, ragazzi, per quanto riguarda proprio la corazzatura, perché è inesistente, ecco perché.
Ah, maledizione. È altamente inesistente. Stanno pure cappando bravo, che palle. Dai, 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 che quello sta avanzando da quel corridoio. M48. Ma non è possibile che ci sia un M48. È un motore russo. Lo sento. Ok, ma che cavolo ci fa quello con quel... No, lì ce n'è un altro. Lo sento. È proprio davanti, lo sento. Ok, era lui. Ok, Madonna, mi stavo preoccupando. Da dove potrebbe uscire quello, scusa? Insomma, sta passando da questo corridoio. Sì. Ok. Aspetta, l'ho visto. Culata del cannone, dai che non spari più ora. Sì. Vai, vai, pronto. 3, 2, 1. Ciao, amico mio. Vai, indietreggia, indietreggia, indietreggia. Anzi, mettiamoci dietro questo capannone qui. Madonna, raga, qua ci basta un colpo per saltare in aria. Ma veramente un colpo. Basta, i missili, bene o male, basta che ti metti dietro anche un cartello stradale, visto che avete visto che è saltato in aria il colpo. Qui giustamente al primo ostacolo esplodono. Come l'8FS, per intenderci.
C'è qualcuno dietro di noi. No, 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 no. Oddio, no, perché è sparato? Ok, infatti, dove abbiamo buttato l'artiglieria sta per buttarla. Vediamo, vediamo. Quindi, in teoria, dove usci, dove c'è quel povero cadavere, in teoria dovrebbe uscire anche lui. Obiettivo distrutto con l'artiglieria. Perfetto, è stato perfetto, ragazzi. Lui era fermo lì. Quanto siamo? 4 kill, non ci credo. Fare 4 kill con questo carro è veramente difficile, raga. Perché hai sparato, brutto imbecille? Purtroppo c'è il mouse molto sensibile, ragazzi, quindi ogni volta che sparo, basta che lo sfioro, parte il colpo. Però anche così non è che mi sento molto sicuro dalle chiappe così. Da dove lo sparano quello? È un T-44, ok. Infatti è lì. Dai, dai, dobbiamo prenderlo da dietro. Però muoviti, perché se ci arriva uno da qua siamo non fregati di più. Vai, 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 vai. Che lo sento. Vai, 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 vai. 3, 2, 1. Ciao, amico mio. Beh, ora siamo veramente a 5, ragazzi. Buono. Veramente ottimo. Allora, come avete visto, ragazzi, dovete prenderli alla sprovvista, aspettare. Tanto alla fine i mezzi passano, sicuro. Mettervi in un posto strategico. Dopodiché vedrete che appunto arrivano. Vabbè, non arriva. Mi sa che siamo un po' morti, ragazzi. Dai, 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 30 secondi. E qui tipo, quindi buttiamo l'artiglieria su di noi, quasi. Dai, dai. Il motore ci ha fatto quel maledetto. Buttiamo le altre granate fumogene prima che ci vede. Perfetto. Oddio, dai, 9 secondi. Via, 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 via. Dai, muoviti.
Non capisco da dove ci sta sparando. Vabbè. Siamo durati più del dovuto, eh. Ok, ce l'abbiamo a portata di tiro e via. Tra 3, 2, 1. Dovrebbe saltare in aria. Vai, bello. Eh no, peccato. Abbiamo sprecato un missile. Vabbè, non che ci siano molti nemici ancora, però. Vai bello, vai. Buttalo su di quello, così almeno sei sicuro che salta in aria. 3, 2, 1. Critico, va bene. 3, 2. Non ti puoi muovere. Cavolo smocchi. Tanto già ti vedo. Va bene, lui vuole morire per primo. Andiamo. Wow. Muoviamo un po' il missile. Vai, bel missile, vai. Questo si è fermato davanti a un palo. Vuoi vedere che mo colpisce il palo? Vai, bello, vai, 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 vai. Come critico. Come fai a dire colpo critico? Vai sul pilota, vai. Dai, missile. Dai, non mi deludere. Ma vai, basta, basta. Allora, speriamo di trovare il nemico. Anzi, speriamo che lui non ci trovi. Questa è la nostra speranza. Cosa abbiamo? Russi? No. Russi, tedeschi, francesi. Uno più maledetto dell'altro, vabbè. Ok, dai, un altro colpo. 3, 2, 1, fuoco. Andato. Però ce n'era un altro lì, eh. No, è palesemente un rumore di un russo. Il motore di un russo. Mi ha fatto prendere, come si dice dalle mie parti, una goccia. Ma una goccia. Mortacci. Questo è il problema di quando hai, appunto, nazioni miste, no? O meglio, carri di varie nazionalità. Che è della stessa, però ce l'hanno vari. E quindi tu senti... Trasmissione serbatoio. Scusami, ma che stai a dire? Qua lo devi sparare. Ok, così almeno sai che... Ok. Boh! Che cavolo di botto che ha fatto?
Wow. Raga, ha fatto un volo assurdo. Non so se avete visto quel video di quel carro russo, se non ricordo male, in Ucraina che viene colpito, mi sa, da un missile. La torretta fa un volo mostruoso, sicuramente non divertente, però impressionante come video. Veramente impressionante. Allora, c'è ancora tanta gente, quindi, infatti. Non l'ho visto proprio. Dai, dai. Ok, prendiamo quota. State sempre sui 500 metri, per quanto uno possa dire sì, ma sei super visibile, vedo, ma non tutti guarderanno verso l'alto, tranne gli antiaerei. Ok, via col primo, ecco qui il secondo, vediamo se riusciamo a colpirlo prima che lui si sposti. Non si sposta, quindi salta in aria. Questo è il tampi. No, 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 il BMP è quello più importante. Il secondo è andato. Ora si torna indietro. Via. Si torna indietro e poi ci rigiriamo. Guarda lì, guarda, guarda. Ora gli diamo una mano ai nostri ragazzi. Forza, bel missilotto. Vai, 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 vai. Guarda quello, guarda. Quello è ancora più pericoloso, ragazzi. Però il missile, se va dritto per dritto, forse ci fa un favore. Via con l'altro. Via, 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 via. Quello pensa di salvarsi. È come nascondersi dietro un dito, per intenderci. Non servirà a niente. Ecco, lui è stato molto fortunato. Ma vabbè. Pilota e motore. Vabbè, non si potrà muovere, è morto. È palesemente morto. Via, 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 via. Forza, forza, forza. Vai. È bellissimo. Come saltano i BMP, non salta nessuno. Vediamo qui. Qui abbiamo fermato tutta l'avanzata. Ma proprio letteralmente. Qui dice. Ok, lì, è lì. E vabbè, mo, dove lo butto sto missile? Arriverà lì il missile? Lo spero. Peccato. Bene ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, è stato abbastanza movimentata la partita, anzi le partite, e veramente spero che il video vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale per i prossimi contenuti perché tra un po' appunto avete visto le ultime news, il video sul MiG-29, effettivamente è stata rilasciata la notizia che appunto
Lo aggiungeranno insieme all'F16 al Tornado. Non vediamo l'ora, chi lo sa, forse ci faranno questo regalo per Natale, non lo sapremo mai. State connessi ragazzi, perché state aumentando sempre di più e non vedo l'ora di portare nuovi mezzi, anche perché in mente c'è già un bel progetto. Ritornerà anche la serie se il mezzo è cool, perché non lo pubblico da un bel po'. E niente ragazzi, ci vediamo presto, molto presto, in un nuovissimo video. Ciao ragazzi.